Prenderà il via dal 24 al 28 febbraio a Teramo la campagna di vaccinazione anti-Covid sugli over 80. Per effettuare la vaccinazione, ricordiamo, è necessario iscriversi nell'apposito portale regionale. Al momento gli iscritti nel comune capoluogo di provincia sono circa 2.700 su 4.900 complessivi. Per far crescere l'adesione, il comune ha stipulato un importante accordo con Federfarma e l'Ordine dei Farmacisti per raccogliere le iscrizioni anche in forma cartacea nelle 17 farmacie presenti sul territorio comunale. C'è stata la problematica che le prenotazioni vanno fatte sulla piattaforma della Regione. Questo significa accedere ad un portale web, fare delle operazioni di inserimento di dati, data di nascita, codice fiscale, eccetera, che non è sicuramente molto agevole da parte di un ottantenne se non supportato da figlio, nipote, parente o qualcun altro. Questo ha generato un numero di prenotazioni che è esattamente la metà di quelle stimate dal Comune di Teramo, quindi 2.600 già prenotati contro i circa 5.000 ultraottantenni che possono beneficiare di questa vaccinazione. E qui è nata l'esigenza di, diciamo, superare questo impasse dando la possibilità alle persone o anche ai loro parenti, diciamo così, di riempire un modulo che possono trovare nelle farmacie del comune di Teramo. La protezione civile, quindi per conto del comune, ritirerà questi moduli e li inserirà in questo elenco che poi verranno gestiti autonomamente dal settore della protezione civile del comune per programmare e pianificare le vaccinazioni in modo da cercare di intercettare il maggior numero di quella metà di ultraottantenni che in qualche modo non hanno avuto la possibilità di conoscere questa iniziativa, non sono stati informati abbastanza o comunque non sono stati raggiunti telefonicamente o meno, e quindi, diciamo, per fare un'opera, diciamo, molto importante per vaccinare più persone possibili in questa fase.